Monaco. Drappi funebri al palazzo del principe. È morto il principe Luigi e per le vie fiorite passa il corteo funebre. Per 27 anni egli ha regnato su questo giardino della Costa Azzurra, dove palazzi di strana architettura raccontano le favole del gioco e della fortuna. Discendente dei Grimaldi, che da 10 secoli sono principi di questa terra, Luigi era nato nel Baden-Baden 78 anni fa. Passò la sua giovinezza in Scozia. Gli succede il nipote Raniero III, 25 anni. Lutto di corte in uno stato che adornano inimitabili monumenti, i palmizi e il cobalto infinito del mare. Nei paesi del perenne inverno, di là del circolo polare artico, le donne sporgono il viso dalla capanna di stoffa e di pelliccia. Ecco l'Ippica di lassù, ecco il Gran Derby delle Renne. La corsa alza piccole nubi di tormenta. Gara sulla lunghezza di 1 chilometro e il galoppo morde la crosta gelata con ardore agonistico e crocchiante, mentre la pertica del guidatore sembra un lungo remo su questo mare di gelo. Di lontano pare un correre di arbusti. Si sorpassano ad andature sfrenate, dove noi rischieremo lo sdrucciolone. Al vincitore, che coprirà il percorso in 1 minuto, speriamo non offrano un cono gelato. La città di Gand festeggia il proprio millenario, snodando lungo le vie di Vente a Razzo le sue vicende da quando i Normanni fondarono il primo castello al nascere della industria laniera, commemorata dal gregge. Centro di commerci e di studi, sostenuto da valor cittadino allorché la Clocche Roland suonava dall'alto del castello nei tempi agitati. Vestita d'ermellino, la leggendaria pulzella di Gand sul carro tirato da 4 cavalli di Brabanza. Famosa divenne la città dell'orticoltura, fiori irridenti, gentili frutti della vita. Le tele di Gand e la danza di queste ragazze in bianco e azzurro rievoca l'ondeggiare di un campo di lino.